Proseguo nella storia della mia vita. Mi aggancio alla mia conversione. È accaduta nel 1973, esattamente 33 anni dopo quel 4 giugno 1960 in cui in me, bambino di 2 anni e qualche mese, morente, un miracolo annunciato la mattina a mia madre per la Madonna che aveva in sogno detto a una bambina di comunicare a mia madre che ci avrebbe pensato lei a me, di non temere più, perché avevo la broncopolmonite, un male incurabile che mi stava uccidendo. Ero arrivato quella mattina proprio a una richiesta disperata fatta alle 7 del mattino al dottor Sabatella di Felitto, che sicuro che io morissi, si presenterà alle 11 per non vedermi morire tra le sue mani. Ebbene, in quel 4 giugno 1940 io sono sicurissimo che c'è stata la parusia di Gesù in me, ma in me che già contenevo da 2 anni e qualche mese la presenza fisica reale del Padre dello Spirito Santo che, dovendo incarnarsi in qualcuno, avevano scelto il soggetto che vedete, che è semplicemente un burattino. Biblicamente si rifà a Genesi 38, io nato nel gennaio 38, in cui si descrive che il Padre vero entra a sostituire i suoi 2 figli morti e mette al mondo 2 gemelli. Uno di questi sarà l'antenato di Gesù, a dimostrare che Genesi 38 c'entra proprio con le generazioni, con la nascita, 38 generazioni dopo. Mentre invece nel gennaio 38 è nato in me Padre e Spirito Santo, in me che abitavo in via Pomerio, mentre il viaggio Romerio si concludeva felicemente con 2 aerei che scendevano dal cielo a Rio de Janeiro e uno dei quali conteneva il figlio dell'onnipotente italiano, Bruno Mussolini, che era un pilota e pilotava il suo trimotore da combattimento. 2 soli atterrano perché uno era stato costretto ad atterrare prima a Natal. Questo proprio in rappresentazione di quello che San Luca avrebbe scritto negli Atti degli Apostoli a proposito del ritorno di Gesù. Cosa guardate in alto voi che lo avete visto salire in cielo? Così come lo avete visto salire, così lo vedrete discendere. Chiaramente nei tempi moderni si può vedere discendere 2 aeroplani con il carico umano che contengono questi mezzi celesti che vanno da un mondo, il vecchio mondo, al nuovo mondo. Ma l'aggancio è proprio in questo Ra'id. Ra'id già nella parola indica identico a Ra. Quindi già il Ra'id è il volo identico a Romano Amodeo. Atterrano 2 a conclusione del volo Rome-Rio e in Pome-Rio, in via Pome-Rio, nasco io. I 2 nascono in me. Il 4 giugno del 1940 ai 2 si aggiunge spiritualmente Gesù in aiuto di un bambino che è arrivato a 861 giorni di vita e alla sua fine. Un male incurabile l'ha colpito, sua madre prega incessantemente la Madonna, salva Romano innocente come Gesù, perché avevo solo 2 anni e mezzo, e la Madonna salva Romano come l'innocente Gesù che doveva ritornare spiritualmente nel corpo incarnato del Padre e dello Spirito Santo.
Io queste cose ve le dico con grande chiarezza. Il 4 di giugno c'è questa parusia di Gesù in me. 33 giorni dopo, quelli collegati alla nascita di Gesù e alla morte di Gesù, io morirò a me stesso. Morirò veramente a me stesso. Perché? La questione tra me e Gesù si era messa proprio in una tu a tu. Chi è vero tra me e te? Perché io che sto facendo cose straordinarie, oramai da 3 anni, perché quegli anni in più si aggiungevano in cui in me c'era stato solo il Padre e lo Spirito Santo prima della nascita di Gesù. Quindi già da 3 anni io stavo facendo cose grandiose, cioè che non avrei potuto fare se tutto fosse stato regolare. Ve l'ho descritto che cosa. Ma io attribuivo tutto questo alla mia capacità, al mio libero arbitrio. E l'ho spiegato, questo è il nodo da sciogliere, perché se uno ne ha fatto esperienza personale come ne ho fatto io, dopo lo capisce profondamente e quando lo scioglie definitivamente, perché tutti i nemici di Dio e di Gesù sono coloro che, essendo interamente fatti da Dio, sia nelle opere del personaggio, così come il personaggio di un romanzo giallo, è scritto dall'autore, interamente. Anche quando è un assassino e l'autore si mette nei panni di un assassino e architetta tutti gli atti delinquenziali di quell'assassino. L'assassino è l'autore, lo scrittore, ma ha uno scopo di fare un'opera che attiri, che porti tutti a cercare di smascherarlo. Ma chi è in sostanza il vero che pensa tutti quei malefici se non lo scrittore del romanzo giallo? Ogni personaggio di un'opera esiste interamente perché l'autore si mette nei panni del personaggio, pensa per il personaggio, opera per il personaggio. E così è la nostra vita. Siamo fatti interamente dal nostro creatore. Non solo, ma poi, visto che noi non ci siamo, siamo il personaggio di un'opera di un altro, c'è bisogno anche di un vero attore che metta in atto il nostro personaggio. E questo attore deve esserci. Il nostro personaggio non c'è. Da dove volete che venga fuori questo ente che entra nel personaggio e lo fa esistere, se non è ancora il Dio dell'essere, nella sua infinita possibilità di essere, che si mette ancora lui nel personaggio che ha ideato lui e lo fa esistere. Allora, chi è il personaggio? Chi è l'io del personaggio? L'anima del personaggio? Chi deve pensare di essere? Quello che vede fare al personaggio tanto da identificarsi col personaggio e dire tutto è opera mia, tutto è merito mio? Questa era stata la mia colpa. Io l'avevo vista esattamente in pieno. Tanto da dire, io sono così bravo, tu Gesù mi mostri un 100% ideale, ma è troppo ideale per essere fatto, perché io così bravo arrivo solo al 60% e il resto è tutto eccesso di richiesta che tu stai facendo a me. Ecco, a questo punto, vedete bene, io sono vero o tu? E io avevo concluso. Io sono vero e tu sei un'utopia. Io quando dico che in me è venuto Dio, in me è venuto Dio in un anticristo, perché è un vero anticristo chi vive grazie a Dio e a Cristo, che sono la stessa cosa, e poi attribuisce tutto a se stesso. Chiunque attribuisce tutto le opere che fa a se stesso e non al creatore che vi ho spiegato è l'unico che crea sia il personaggio e lo anima, e
le attribuisce a sé, va contro alla verità di chi è veramente sia l'autore, sia l'attore, sia chi ha colui che ha descritto tutto. Di conseguenza, mentre sembro io l'anticristo, è anticristo ogni persona che attribuisce a sé e non a Cristo le sue opere. A questo punto mi rendo conto che è facile dire, vabbè, se fossero opere buone, ma ci sono gli assassini, ci sono tutti questi che fanno il male, allora è anche Cristo chi fa il male, è anche Dio chi fa il male. E qui sembra che la risposta sia sfavorevole a questa tesi, ma la verità si scopre quando si va a vedere la verità di questa rappresentazione che stiamo vedendo. La verità non è nella linea fattiva, è nella linea disfattiva, è in quella linea che conduce il futuro ad essere il passato, cancellando tutti i gesti che, vedendoli al contrario, sembrano essere fatti. La verità è nelle linee fisiche dell'antimateria e del magnetismo, che hanno moto centripeto, mentre invece noi, vedendo in modo relativo, ossia uguale e contrario, reattivo, oltre che relativo, vediamo la stessa cosa, ma capovolgiamo esattamente l'ordine dei tempi. Perché per noi che vediamo, se vogliamo leggere una cosa, chi ce la presenta ce la deve presentare in modo inverso. Avete notato mai sulle autostrade, quando c'è l'indicazione area di servizio? Chi l'ha scritta non ha scritto area di servizio, ha scritto servizio di area. Perché? Perché voi poteste incontrare prima la parola area, poi la parola di e poi di servizio. Così è la vita. Noi, per poter vedere un qualcosa, ci dobbiamo poggiare sull'ordine inverso. Ma l'ordine inverso è l'azione. Noi stiamo vedendo la reazione. E quindi quando vediamo tutte le cose fatte, in verità sono tutte cose disfatte. E le stiamo vedendo in modo uguale e contrario. Quindi, una volta che si è capita la verità di come Dio organizzi tutto il romanzo, che contiene bene e male, non lo organizza nella linea del farsi, ma nella linea che, partendo da questo romanzo, con tutti i gesti compiuti e quindi definito, esso comincia poco alla volta a retrocedere, fino al punto in cui all'osservatore è mostrata la prima pagina, che, cominciando dall'ultimo, quella prima pagina è l'ultima. Ecco, nel libro, se si comincia dal tempo più avanzato e si torna indietro, l'osservatore vede la prima pagina, che poi è l'ultima in ordine di tempo, perché se comincio, per farmi capire, a descrivere quello che è accaduto il 1 gennaio dell'anno e finisco il romanzo descrivendo il 31 dicembre, il punto più avanzato del mio racconto è sull'ultima pagina, è il 31 dicembre. Tra il 1 gennaio e il 31 dicembre, il più avanzato nel tempo, sta sull'ultima pagina. Ma per farvi vedere tutto questo, dall'ultima pagina bisogna tornare alla prima pagina e voi vi trovate al 1 dicembre e cominciate a vedere tutta la lettura fino al 31 dicembre. Ma tornando dal fondo verso il principio, nel movimento vero che fa il libro, ecco che le azioni sono al contrario di come vi sembrano. Quindi Dio non fa nulla, Dio, come dice esattamente la Sacra Scrittura, toglie all'uomo l'abito reale che si consuma ed è corrosa ed è mangiata dalle tignole, per dare un abito ideale e immarcescibile. Ecco, questo evento, descritto in termini linguistici in questo modo, significa far arretrare tutto sempre più nel principio, in un modo tale che spariscono tutte le azioni del mondo, tutte quelle fatte,
anche quella di Satana, che all'origine era Lucifero, un angelo bellissimo. Ecco, in questo modo rimane un solo padrone, e l'angelo Lucifero è retrocesso dal diavolo all'angelo Lucifero. Quindi arriviamo alla fine che c'è solo Dio. Perfino Lucifero si è tolto di mezzo come oppositore a Dio. Ecco, capito dunque che il rapporto è antitetico tra l'uomo e Dio. È tutto in quel contrasto che si vede lì sul Calvario, tra tre figure che rappresentano tutte e tre Dio. Perché tutte e tre Dio? Perché Gesù l'ha detto, tutto quello che fate a ogni uomo lo avete fatto a Dio. Di conseguenza, se io faccio qualcosa a uno dei tre sulla croce, lo faccio a Dio. Gli sputo in un occhio di Dio. Gli dico, se è un assassino, lo sto dicendo a Dio. Dici, ma è un assassino, è sulla croce. Semplicemente perché uno ci doveva finire, un personaggio ci doveva finire. Ma quando il personaggio è animato da Dio, il povero Dio è entrato in un personaggio malefico. Ha avuto già una condanna e una sofferenza incredibile per Dio nel far vivere, impersonare e animare un cattivo. Alcune religioni vorrebbero intervenire sull'anima del povero Dio che ha dovuto ingoiarsi il personaggio terribile già nell'esistenza della terra e dovrebbe esservi condannato in eterno. Ecco come la mia logica, alla fine, proprio basata sul tu per tu, mi ha portato a fare pulizia su tutti i modi pazzeschi con i quali è inteso Dio. Perché quando se lo si intende come il giudice che viene e ha detto fate liberamente, poi faremo le cose e la zizzania la inforneremo, inferno, e il grano paradiso e il dolore in mezzo per dissaccare, e si configurano queste tre cose che sono quelle che ha detto Gesù, no? Però le si capiscono in questa maniera e non si capisce che è la zizzania che va nell'inceneritore, è il frutto del maligno. L'uomo non è il frutto del maligno. L'uomo è anima di Dio, è il buon grano. Da nessuna parte c'è scritto che il buon grano diventa zizzania, ma che è attaccato dalla zizzania, si crea spesso una adesione anche spirituale tra l'anima e il male, tanto che l'anima si attacca al male. Voi dite, ma come fa l'anima di Dio a attaccarsi al male? La si attacca, ancora una volta, perché state vedendo il contrario. L'anima di Dio non si attacca al male, ma quella che qui, in questo modo di vedere, vede le cose, quella si attacca perché quell'altra si stacca. Vedete, le cose sono giuste, ma vanno intese con ordine. Allora, arriviamo a questo momento in cui io, a 33 anni, decido di morire a questo mio modo di dare entità a me stessa, perché avevo fotografato con una limpidezza assoluta questo ruolo di un personaggio interamente scritto da Dio, e la mia anima come un'anima figlia di Dio calata nella croce del mio personaggio con tanto di benedizioni. Perché? È perché mi accorgevo che Dio in quel momento stava replicando in me la stessa cosa accaduta a Gesù. Dio in me era in croce nel mio personaggio. Era una questione attuale che riguardava me, non più soltanto una memoria storica di un fatto di cui avere pietà, amore, compassione. Per cui uno si dedica piamente, misticamente a celebrare questo evento storico dicendo con tutta la passione, oh, se io fossi stato nei panni di quelli di Gesù, io non ti avrei crocifisso, io non ti avrei.
Ma noi siamo in questo momento in quella condizione. C'è Dio, nostro Padre, in croce nel nostro io. Oppure, come ho detto altre volte, come un pagliaccio sostenuto da Dio. E che si crede? Dio è in croce in noi. È Lui che è, non noi. Noi non dobbiamo dar credito a noi. E così io, a 33 anni, uccisi volontariamente, come Dio uccise il figlio volontariamente, così in me io ho ucciso Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo. L'ho tolto di mezzo. Ma non solo, ho fatto la cosa grandiosa di decidere una cosa mai tentata da nessuno, perché tutti i cristiani tentano di vivere secondo le norme di Dio, illuminati dalla sua sapienza, dalla sua luce, dal suo amore, e compiere i loro passi. Ma io, una volta che ho ucciso me, chi compiva quei passi? Li avrebbe compiuti Dio. Io non avevo ucciso me uccidendomi realmente, ma cedendo, concedendo l'uso del mio corpo, della mia voce, della mia persona, solo per essere come sarebbe stato Dio se fosse stato in me. E se voi dite, ah, che presunzione, lo dite voi. Voi non sapete quanto Dio ami chi, non potendo realmente fare le cose, offre tutto se stesso. Ancora una volta io mi rifaccio alla spiegazione che diede Gesù quel giorno in cui disse agli apostoli: guardate quella vecchietta lì in fondo alla chiesa che offre pochi spiccioli al tesoro del tempio. È chi sta offrendo più di tutti, perché lei offre tutto quello che ha. Allora, il padrone del tesoro del tempio si sarebbe dovuta offendere con quella vecchietta dicendo: ma cosa pensi di fare tu offrendomi questi pochi spiccioli? Non valgono niente. Questo è l'atteggiamento che voi dite se dite: che bella presunzione hai tu. E certo, anche quella vecchietta lì aveva una bella presunzione. Cosa sperava di fare con quei pochi spiccioli messi nel tesoro del tempio? Eppure lei sapeva cosa valevano quegli spiccioli. E Gesù lo ha fatto notare. Vedete, lei sta dando tutto quello che ha. E allora, amici miei, quando ciascuno di noi decide nel cuor suo di dare tutto quello che ha, interamente se stesso, morendo addirittura a se stesso, ossia dicendo: da ora in poi io non vivo più per la fortuna di Romano Amodeo, ma talmente dentro il disegno di Dio da volerlo agevolare in tutti i modi possibili e immaginabili, io mi metto nella testa di Dio e mi chiedo cosa farebbe Lui. Lo faccio io. Quando uno decide veramente in cuor suo una cosa del genere, Dio lo apprezza come Gesù apprezzò il tentativo piccolo piccolo di quella vecchietta. Non potete giudicare piccolo piccolo un tentativo del genere fatto da chiunque di voi. Chiunque di voi offre allo stesso modo, Dio lo prende sul serio. E se uno offre tutto quello che ha, è chi dà più di tutti. Ora, poiché chi dà più di tutti è Dio, chi è in quella condizione è realmente Dio, perché dà tutto quello che ha. Ebbene, a me questo è accaduto esattamente a 33 anni e io sono morto in me stesso e sono risuscitato in Gesù che ho voluto che esistesse al posto mio. E
realmente in suo padre, nel mentre io cercavo di creare e ricreare Gesù dentro di me. Perché io non ho cercato di creare Dio Padre dentro di me. Io ho cercato di dare spazio a Cristo. Ed è proprio per questa pulizia essenziale di quello che vi dico che sono diventato il padre di Gesù. Come vi ho detto in un altro di questi racconti che io vi sto facendo e che ha fatto arrabbiare qualcuno. Tu ti credi il padre di Gesù? Ma, lo ripeto un'ultima volta, nella piccolezza dell'offerta fatta con il cuore c'è una cosa talmente grandiosa che Dio non sta a guardare realmente la grandezza in sé della offerta, ne guarda la qualità, diciamo la percentuale nel rispetto delle cose possibili a me. Io cosa potevo fare per dare corpo a Gesù? Intanto abbandonare tutti i posti di privilegio per me stesso, nel tentativo di aiutare il prossimo. Ebbene, il primo tentativo umano che io ho fatto è stato nell'aiuto reale e concreto, dato agli altri, e intendevo darlo nello stesso modo con il quale io lo avevo ricevuto. Io mi ero accorto che il tesoro più grande che avevo avuto era stato quello di accorgermi che io ero una teoria. E allora bisognava che io dessi testimonianza, perché quella ragazza, quella Daniela Forlin, che mi fece quella domanda: ma tu credi che le cose che stai facendo tu le hai fatte tu, è merito tuo, pensaci? Se mi aveva fatto pensare, era perché a un certo punto io ho visto in lei il 100% della sequela nei confronti del messaggio di Gesù. Lei era capace, io arrivavo al 60%. E quindi proprio nella mia osservazione di lei, che era una ragazza, non aveva molte responsabilità, quindi aveva poco da gestire nei confronti delle responsabilità più gravi che avevo io. Avrei potuto trovare delle scappatoie, dire è facile per lei, ha un compito così leggero che non va mai in crisi nel tentativo di udire e ascoltare la voce di Gesù. Ha un suo tran tran piccolo piccolo. Io invece devo battagliare qui, lì, sono un'altra cosa. Lei non capisce perché si dovrebbe trovare nei miei panni e poi vedrebbe. Ecco, io non ho fatto assolutamente questo. Io di fronte a chi era capace, immediatamente mi sono osservato con la mia incapacità. Io ho detto, ma perché io sono incapace e lei è capace? E mi sono accorto che era dalla sua capacità che veniva insegnamento a me. E allora ho semplicemente cercato di mostrare agli altri che io ero capace di essere Gesù. Gesù nel valore della vita di Gesù nel tentativo umano. Certo, nei rispettivi ambiti, con le rispettive differenze. E poiché la sorte, proprio per una questione di puntigli, quando sono stato nuovamente nel Consiglio dell'Ordine degli Architetti, io ero all'opposizione. Qualunque cosa che dicevo io era subito capita come il punto di vista di chi era contrario e andava per partito preso combattuto. Una delle difficoltà che c'erano nell'Ordine degli Architetti era quella economica. Si sono trovati a un certo punto, ci siamo trovati di fronte a un certo punto alla necessità di raddoppiare la tassa annuale di iscrizione all'Ordine degli Architetti, semplicemente perché nel bilancio non ci stavamo più. Allora,
Io ho voluto vederci chiaro, ho esaminato le entrate e le uscite e mi sono accorto che più del 50% delle uscite andavano via per la pubblicazione del bollettino dell'Ordine degli Architetti, sul quale non c'era pubblicità. E allora io, che ero a contatto con dei pubblicitari, ho chiesto: ma se voi poteste avere la possibilità di mettere pubblicità su questo organo di stampa che va a tutti gli architetti iscritti all'ordine, quindi sono persone importanti, voi cosa offrireste? E io mi ero trovato di fronte a una risposta: beh, offriremmo la stampa gratuita del giornale. Allora io immediatamente ho detto: sentite, non c'è bisogno assolutamente di raddoppiare la tassa di iscrizione, basta accettare questa offerta. Ma poiché l'avevo fatta io, il capo dell'opposizione, immediatamente: mettere pubblicità sul bollettino dell'Ordine Architetti, che schifo, no. E io, in uno scatto di protesta, guardate un po' le conseguenze poi che capitano nella vita, ho detto: fate presto voi a decidere sulle tasche degli altri. Ebbene, se questi pubblicitari accettano un organo di stampa e lo pagano loro, sarò io a fondare una rivista di architettura che andrà a tutti gli architetti d'Italia. Mi hanno guardato in faccia come si guarda un imbecille, cioè con tanto di occhi così. E la cosa è andata in porto. Io ho creato e fondato il mensile intitolato Architettura e Pianificazione in Lombardia. Ecco, è a questo momento che io mi converto e mi ritrovo con la gestione di uno strumento così e con le prime difficoltà, perché il gruppo di pubblicitari che aveva promesso, quando siamo arrivati al dunque, si è ritirato e io, per una questione di puntiglio, mi sono trovato a dover sostenere l'economicità di questa impresa. In un momento difficile per l'Italia, in cui tutti licenziavano per ristrutturarsi. E la pubblicità andava alla televisione che cominciava a nascere e non agli organi di stampa. Agli organi di stampa la pubblicità si restringeva solo agli organi provati efficaci. Figuratevi lanciare uno strumento nuovo. Però oramai io avevo lanciato questa sfida e mi trovavo questo organo di stampa da fare. Ecco, è diventata l'occasione per aiutare i ragazzi. Ho cominciato ad assumere ragazzi che lavorassero, che si formassero, che si istruissero. Avevo dei bei problemi sotto il profilo economico, ma la provvidenza mi aiutava, perché nel tempo in cui io avevo costruito, avevo fatto i miei interessi, cioè in quegli anni in cui avevo prodotto molto, avevo anche creato le basi di una certa qual ricchezza in termini di proprietà immobiliari. Ho cominciato a ipotecarle, le banche mi davano fino al 50% del valore. Ecco, da quel momento in poi comincia una storia economica. Io devo gestire, nel modo illuminato di Gesù Cristo, questa vicenda. Allora, primo impegno mio: non dire mai di no a nessuno. Se viene un ragazzo da me e mi chiede: mi dai lavoro? Io glielo do. Mi stringo, faccio i salti mortali che posso fare, ma lo accolgo.
Un altro nei miei panni si sarebbe detto, sì, in un momento come questo in cui tutti cercano lavoro, ti si presentano 1000 persone, come fai? Ma io, convintissimo che le cose del mondo non sono fatte dal caso, ma dalla divina provvidenza, confidavo nel fatto che la divina provvidenza ci avrebbe pensato lei e mi avrebbe mandato quello che potevo sostenere. Ecco, cominciano e dureranno 12 anni una serie di veri e propri miracoli, di aiuto ricevuto da parte della Divina Provvidenza e tutti documentabili, tutti quanti presso il Tribunale di Milano, perché io, per poter pagare, firmavo cambiali. Pagherò a 2-3 mesi. Allora, facciamo che la media fosse di 2 mesi, perché 3 mesi era il massimo, ma alcuni volevano un mese, e di conseguenza che io sia stato nella media di 2 mesi. Avevo 60 giorni per preparare le scadenze. Ebbene, arriva la fine del mese e io non ho il denaro per pagare la scadenza. Le ho provate di tutte. Mutui, prestiti, alla fine prestiti a strozzini, di tutto. Ma arrivava la fine del mese e io dovevo ammainare bandiera. Non ce l'ho fatta. Arrivava un notaio e ti inviava il documento del protesto. Avevi una cambiale in protesto. La legge della cambiale ti dava 5 giorni per purgare questo protesto, ossia tu potevi pagare il tuo impegno fino al 5° giorno, dopodiché il 5° giorno, con il documento in mano e una richiesta in carta bollata presentata al tribunale, chiedevi la cancellazione del protesto fatto dal notaio con il documento della cambiale pagata. Il notaio riceveva dal tribunale questa documentazione, constatava che la cambiale era stata regolarmente pagata e cancellava quel protesto come mai avvenuto. Ecco, vediamo un po' se quello che ho avuto io è miracoloso oppure no. Facciamo un po' di calcoli. Io avevo mediamente 2 mesi per preparare una scadenza. Cerco di farcela, non ce la faccio, dopo di aver tentato tutte le vie. 5 giorni in più rispetto a 2 mesi sono un 12esimo, o sbaglio? Insomma, avrei avuto una bassa probabilità di farcela, perché quando le hai provate tutte, pur di non farti protestare, 5 giorni in più, come li spendi? A chi chiedi? Ma immaginiamo pure che tu ti ritrovi di fronte a un campo vergine. 5 giorni, rispetto ai 2 mesi che avevi di tempo, ti consentono di farne pagare una piccola parte. Quante probabilità ci sono invece che tu le paghi tutte quante? Il 100%. Nella statistica il 100% è impossibile. Ebbene, io in 12 anni avrò avuto circa 500 cambiali protestate. Ho avuto per tutte 500 i 5 giorni di possibile sanatoria, di possibile purgatorio. Una
quantità pari a 5 su 60 le avrei potute pagare, ammesso di avere un campo vergine, non un campo che è già tutto quanto consultato. E non hai più nessuna chance. Ebbene, io le ho potute purgare tutte, il 100%. E questo è un miracolo statistico. Certo, non è accaduto nessun prodigio, nel senso che guardo sul tavolo e trovo delle banconote che non c'erano prima. Umanamente c'è stato sempre qualcuno che deve averle tirate fuori di tasca sua. Ma io vi voglio raccontare alcune di queste volte, per vedere se non sono eventi fuori dall'ordinario. Comincio dalla più eclatante. 20 milioni, anni 1960, 76 mi sembra, 76, che non avevo potuto pagare. Passa un giorno, passa un secondo, passa un terzo, passa un quarto dal protesto e io ho l'indomani che o pago e trovo come pagare 20 milioni oppure la mia iniziativa crolla. Io sentii il bisogno di confessarmi, perché mi colpevolizzavo di non essere stato sufficientemente vigile, se volevo dare spazio a Cristo di darglielo veramente. Forse avevo dormito troppo, forse me l'ero presa troppo leggera e avevo bisogno di confessarmi in questa mancanza. E allora mi ritrovai dalle parti di Piazza Chiaradia, vicino alla Forza e Coraggio a Milano. Lì c'è una chiesa. Entrai in quella chiesa in un orario strano, c'era il confessionale con la lucina accesa, e allora io vado a confessarmi. Non conoscevo quel sacerdote. Gli confesso il mio peccato. Ho assunto il ruolo di dar corpo a Cristo e adesso vedo crollare la mia opera, perché purtroppo domani non ho questi 20 milioni che devo pagare e la mia opera crolla. Mi dispiace profondamente, mi sento colpevole perché io sto peccando contro Gesù Cristo. Non ho chiesto aiuto, vi garantisco, io non ho chiesto aiuto. Figuratevi, andate a chiedere mentre vi confessate aiuto al sacerdote che non vi conosce di pagarvi 20 milioni, sarebbe stato folle soltanto pensarlo. Ma egli era guidato dallo Spirito Santo e mi dice: senta, ho quasi finito il mio tempo che devo stare qui a confessare, mi aspetti un momentino. Alla fine viene da me e mi dice così, io non ce li ho, ma ho due mie sorelle che ce li hanno. Se ha la pazienza di aspettare qui in chiesa, io vado un momentino a casa, lo chiedo alle mie sorelle e vengo a riferirglielo. Io trasecolai, non seppi cosa rispondere, dico sì, e rimasi in attesa. Una decina di minuti dopo venne il sacerdote e mi disse: le mie sorelle sono d'accordo, venga domani mattina che troverà il denaro in contanti e farà quello che deve fare. Per dirvi che non si tratta di una menzogna, vi do gli estremi di questo santo sacerdote, Don Francesco Mambretti, sacerdote nella chiesa di Piazza Chiaradia a Milano. Questo intervento
di un sacerdote che non ha, ma osa chiedere lui l'aiuto alle sorelle a favore di chi stava cercando di dare corpo a Cristo ed era affranto perché crollava, giudicate voi se è un intervento miracoloso oppure no. Ma è uno dei tanti. Vedete, io vedevo sempre risolversi in un modo miracoloso le situazioni quando arrivavano proprio al punto limite, perché compariva qualcuno a cui io non avevo pensato e mi portava da solo il denaro che mi serviva. Tanto che a un certo punto io mi sono detto: devo avere un testimone a questa cosa. Allora avevo la mia segretaria che era dall'Oglio di Milano. Io la chiamo e le dico: senti, bisogna che io ti dica questo. Il mese scorso, cioè questi pochi giorni fa, in un modo inatteso, già il 15 del mese c'erano tutti i soldi per pagare questo fine mese. Questo fine mese c'è circa 15 milioni di scadenze da pagare, ma mi erano entrati. Viene da me uno dei miei dipendenti e mi dice: Romano, tu sai che io ti sto aiutando perché ti ho dato 15 milioni dei miei, ai quali tu mi dai un bel interesse. Siamo d'accordo che prima di richiederteli ti devo lasciare almeno 2 mesi. Ma vedi, mettiti nei miei panni. Mi è capitata questa occasione e me la descrive. Se io avessi questi 15 milioni, farei un affare d'oro. E non li ho perché li ho dati a te. E non te li posso nemmeno chiedere perché c'è questa clausola che ti devo dare preavviso. Io mi sono messo nei suoi panni e gli ho detto: ma vedi, stranamente io ce li ho da darteli, te li do. Voi dite: ma sei pazzo? No, non ero pazzo. In quel preciso momento avevo un credito di almeno 80 milioni presso vari fornitori. Quindi, fatto un rapido calcolo, sarebbe stato improbabile che con tanti che mi dovevano denaro io non riuscissi a sostituire quei 15 milioni. E glieli ho dati. E sono cominciati i guai. Passa un giorno e una mia richiesta si ritrova un no, non possiamo. Nessuno ha potuto far fronte agli impegni che aveva con me. Allora mi sono messo disperatamente a cercare aiuto, denaro, da tutte le parti. E quei 15 milioni sono andati in protesto. Passa un giorno, passa un altro, passa il quarto, e l'indomani o pago i miei 15 milioni oppure la mia azienda salta. Ma io ho bisogno di testimonianza, perché io sono sicuro che il giorno dopo questi soldi ci sono. Non so da che parte vengono, ma io so che ci sono e ho bisogno di una testimonianza. E allora lo chiedo alla mia segretaria. Racconto tutta questa storia, immagino cosa lei ha pensato: oh, poveri noi, è meglio che io cominci a cercarmi un altro posto o cose del genere, perché che io trovassi 15 milioni per il giorno dopo, non avendo più possibilità di chiederlo a nessuno, era una cosa impensata. Ma io gli dissi: vedi, ti do appuntamento a domani e domani vedremo cosa sarà uscito. Era quasi mezzogiorno, io vado a casa.
e ho una sorpresa mentre entro, perché trovo Pietro Saviello, è un architetto di Milano, lo potete vedere sulle guide del telefono se lo cercate, chiedere a lui se è vero. Aveva attraversato tutta Milano ed è stata la prima e unica volta che si è mosso per venire da me. E mi dice: Roma, porca miseria, ma trovarti è più difficile che... Perché mi hai cercato? Sì, ma non c'eri mai. Hai presente quel lavoro che abbiamo fatto insieme per la regione? Avevamo preparato un libro, lui aveva scritto un libro in cui spiegava le questioni urbanistiche e io glielo avevo preparato e pubblicato come editore. Ebbene, aveva fatto un contratto di vendita alla regione che gli aveva dato 15 milioni e adesso mi chiedeva se mi servivano. E da tempo aveva deciso di cercarmi, ma mi cercava e non mi trovava. Allora, senza dirmi niente, aveva attraversato tutta Milano e si era presentato in casa mia mezz'ora dopo che io alla mia segretaria avevo detto questa cosa. Senza neanche chiedermi se mi servono o no, apre il suo portafogli, tira fuori un assegno piegato, già sgualcito. Era in tasca sua, già preparato per me, da 15 giorni. Ossia, guardate come stanno le cose. Io facevo, per aiutare il mio dipendente, una cosa straordinaria, e Dio mi preparava un altro che stava facendo la stessa cosa straordinaria per l'importo preciso che serviva a me. Non vi sto a descrivere altre cose così, ma ce ne sono state altre. 500 volte io ho risolto la situazione in un modo uscito dal nulla. Io ho avuto la prova, statisticamente improbabile, che quando la provvidenza ti vuole portare in carrozza, non c'è percentuale statistica che conta, si attua il 100%. Ma ho avuto anche la prova uguale e contraria, e questa ve la voglio raccontare, perché a un certo punto della mia vita avevo titolarmente 450 milioni e ne dovevo pagare 45, cioè il 10%. Già dal ministero di a Roma erano stati accreditati sul mio conto, un conto di transito a Roma, perché mi arrivassero a Milano. Questo intorno al 27 del mese di maggio, non mi ricordo più esattamente, 26-27, io che avevo 45 milioni di scadenza 3 giorni dopo e avrei potuto pagarli con questi soldi, non mi sono preoccupato di cercare altri modi per pagare. C'erano questi soldi che erano già sul mio conto, aspetto che arrivino. Ma la banca di Milano non me li dà. Mi dice: mi dispiace signore, ma sul suo conto ancora non ci sono e noi non possiamo darglieli. Ma per favore, controllate, telefonate a Roma, vedete se sono state già accreditate sul mio conto. Sì, abbiamo telefonato, è vero, sono state accreditate, ma noi non possiamo dargliele fin quando non arrivano. Abbia la pazienza, ci manca un giorno, due, arriveranno, gliele daremo. Non ci faccia fare le cose che non ci sono consentite. E così mi hanno rimandato di giorno in giorno, di giorno in giorno. Io non ho potuto pagare quando i soldi erano miei. I soldi la banca me li ha dati solo dopo che erano scaduti i tempi perché io potessi chiedere
la cancellazione dei protesti. Ed è accaduto il finimondo, perché con quei protesti che ho avuto quando avevo i soldi, mentre prima avevo sempre pagato quando non li avevo, tutte le banche mi sono saltate addosso. Allora sono intervenuti i miei, avevano dei beni, li hanno offerti in garanzia alle banche e si sono coinvolti per il loro amore nei miei confronti alla possibilità di perdere anche il loro, e lo perderanno, per amore di un figlio. Io ho avuto dei genitori che per me sono stati veramente mio padre e mia madre, figure divine, che per un figlio hanno fatto di tutto. E questa è stata la fine, perché mi ha portato in una condizione talmente difficile che a un certo punto un consulente, il dottor Napodano di Milano, al quale io ho fatto esaminare tutta la mia situazione, e che sperava di salvarla, perché mi diceva: vede, lei è ancora proprietario di un bel po' di roba, è superiore ai soldi che lei deve, possiamo venderli, recuperare il denaro e pagare tutti i debiti. Metta in me, nelle mie mani, questa situazione e vedrà che ce la facciamo. E infatti io gliela misi. Lui, che era il presidente dell'ordine dei commercialisti, quindi una figura rispettabile, rispettabilissima, si mise in mezzo con le banche. Doveva fare però offerte di acquisto irrinunciabili, cioè chi voleva comprare i miei beni si doveva impegnare a comprarle, però non con la certezza di poterle comprare, perché o il Napodano riusciva a vendere tutto e avere un malloppo sufficiente a pagare tutti i debiti, oppure non poteva venderne neanche uno, perché se ne vendeva uno risultava una distrazione al quantitativo che poi doveva andare tutto quanto per il fallimento. E il Napodano per un anno intero ha tentato di far quadrare i conti che tecnicamente erano possibili. Quelle offerte non sono venute. E allora il dottor Napodano mi dice: architetto, lei ha solo una possibilità, chieda il suo fallimento, chieda il suo fallimento. Ma io sto cercando di dar corpo a Cristo, non posso fallire in questa opera, piuttosto mi succeda di tutto. No, architetto, lei deve pensare a salvare la sua posizione. A me sembrava un grosso insulto fatto proprio a Gesù Cristo se io chiedevo il mio fallimento. E invece non lo era proprio. Ebbene, io mi rassegnai il 28 febbraio del 1988. Era San Romano Abate. Strano che io celebrassi il mio nome non nel San Romano di Roma, nel San Romano Abate del 28 febbraio. Ma perché Abate indica Abate, te padre, San Romano, è il San Romano che ha la figura riferibile a un Abate, a un padre, te. Ebbene, io mi rivolgo a San Romano Abate e gli dico: consigliami tu. E il consiglio viene, certo non me lo sento dire, viene da dentro di me. E decido di salire sulla croce di un triplice fallimento, perché sarei fallito come persona, come ditta individuale e come società a responsabilità SRL Romano Amodeo.
avrei avuto un calvario con tre croci e io decido di salire anche lì. Non me ne rendo conto, ma dopo che ho tentato di dar corpo a Cristo, la provvidenza mi ha costretto anche a scegliere la croce di Cristo, con quel suo triplice fallimento, divino, perché in quel fallimento fallì Dio in tre persone, con un figlio e ai lati i due grandi ladroni che non riconoscevano Dio in se stessi, ma loro stessi. Fu un momento per me terribile. Ero disperatamente solo, ma non sapevo che la sorte aveva voluto creare una divina compagnia al mio fallimento, perché in quel 28 febbraio dell'88 20.000 persone si trovarono a Monte Silvano sotto una croce fatta erigere appositamente dal viceparroco della chiesa di Sant'Antonio, che vedeva la Madonna e Gesù Cristo, che gli annunciavano oramai da 6 mesi che il 28 febbraio ci sarebbe stato un grande miracolo in cielo. E si aspettavano lì sto grande miracolo. C'era da erigere una croce e la fecero in calcestruzzo, in cima alla collina della Vecchia. Lo fece sapere i giornali, perché diceva che Gesù e la Madonna, che vedevano lui e una veggente, dicevano che quello che sarebbe accaduto quel giorno lì era più glorioso di quello di Fatima e di Lourdes. E lui ci credeva. E gli dicevano di fare una conferenza stampa per dirlo ai giornali. È strano, vero, Gesù che ti chiede di fare una conferenza stampa, no? Eppure, quando la veggente cadeva in trance, la Chiesa la controllò. Arrivava dietro, le dava gli spilloni, la pungeva per vedere se reagiva. Le andava di spalle e le dava una botta di suono dentro le orecchie e lei non sentiva niente, era veramente in trance, quei messaggi li riceveva veramente, ed erano una verità trascendente di un povero Cristo che, dopo che ha dato tutto quello che aveva a Cristo, decide anche per la croce del Cristo. Ed ecco il fatto straordinario, che all'uomo sembra una piccola cosa perché riguarda un piccolo uomo, ma quando questo piccolo uomo si è caricato addosso per sua libera adesione una roba che non si è caricata mai addosso nessun santo, quello di far esistere Gesù dentro di lui, non più lui. Nessuno ha tentato finora di far una cosa del genere, sembrando a ciascuno perfino un peccato di orgoglio, di sperare che Dio viva grazie alla tua offerta di te. Tutti hanno avuto sempre l'immagine della piccolezza della propria offerta a Dio. E io no. Io offrivo tutto me stesso come quella vecchietta in fondo alla chiesa. Ed era, come cosa in sé, quella cosa grandiosa che l'uomo attendeva. Ebbene, fu quel miracolo così grande che a Monte Silvano non poté essere visto. Accadeva a un romano, abbate, santo, nel giorno in cui la Chiesa celebrava San Romano. È il San Romano che collega me a questo episodio accaduto a Monte Silvano. Ma a Monte Silvano io sarò attratto anni dopo in uno stranissimo modo.
Io di questa cosa accaduta quel giorno a Montesilvano ho saputo solo una ventina d'anni dopo, perché la provvidenza mi ha portato lì e io sono venuto a sapere di questo che era accaduto lì. E quando sui giornali ho visto che era lo stesso giorno in cui io decidevo di salire in croce a Milano, ho riconosciuto quel segno che riguardava quello che accadeva realmente e concretamente a me. E ritrovandomi a Montesilvano, mi sarebbe successo, anni dopo, nel 2005, di fare 55 giorni, io romano, di digiuno nel tentativo di consegnare al buon pastore quel nuovo percorso verso la verità di Gesù Cristo, un percorso poggiato sulla filosofia e sulla scienza, che Papa Giovanni Paolo II aveva chiesto ai filosofi. Nessuno al mondo ha cercato di portarglielo in termini di novità, perché anche quando ci ha provato uno Zichicchi o altri cattolici, hanno fatto sempre ragionamenti i soliti, nel solito modo poggiato sulla fede e non su una verità veramente così straordinaria come quella che io ho rilevato nel messaggio fatto a Nicodemo e nelle altre cose. Io avevo da dare queste cose e ci ho digiunato 55 giorni nella speranza che il buon pastore, sentendomi belare così per essere accolto nel suo recinto, mi accogliesse. Ebbene, io romano 55 sono il LV, perché LV è 55 romano, e dentro Montesilvano c'è quella LV. Se la togliamo di mezzo, Montesiano è l'immagine oggi di Monte Sion. E quella croce eretta sulla croce di Monte Silvano è la croce eretta oggi a Monte Sion. E i nomi di oggi sono i nomi di ieri. Vedete, io sono uscito dalla mia esperienza di 12 anni che ho fatto, dando per 12 anni corpo a Cristo in un modo che vi preciserò meglio in un altro video, perché lo ha voluto la Divina Provvidenza. Io sono stato preparato ad avere la certezza dell'aiuto di Dio, una certezza assoluta, datomi proprio dall'osservazione nuda e cruda di tutto quel prodigio che era accaduto a me quando, non avendo assolutamente probabilità di farcela, ce la facevo in un modo straordinario, e quando, avendo 10 volte quello che mi serviva, non ce l'ho potuta fare. Ho avuto la prova al diritto e al rovescio. Questa certezza dell'aiuto di Dio mi sarebbe dovuta servire nel mio futuro, perché avrei dovuto avere questa certezza nei confronti di tutti voi quando il mio tentativo non sarebbe stato più economico e irrimediabilmente condannato a risolvere solo il problema di alcuni. Io ne ho aiutati 50 circa in quei 12 anni, ragazzi che non sapevano il loro lavoro, che li ho avviati, a cui ho dato testimonianza che avevano a che fare con un datore di lavoro che cercava di essere Cristo nei loro confronti. E vedendo proprio un Cristo al posto mio, hanno avuto lo stesso giudizio che avevo io nei confronti di Cristo. Romano è esagerato, chiede troppo a se stesso e non va bene. Vedete, se si fa l'esperienza, poi si è in grado di smascherare il Satana che c'è dentro di noi. Se non si fa l'esperienza, non basta la testimonianza che ho dato
a 50 ragazzi per 12 anni per far intendere giusto l'atteggiamento di chi ti dà tutto quello che ha. Ma a un certo punto, per difendersi da questo eccesso di amore nei loro confronti, hanno cominciato a voler vedere l'aiuto che anche loro davano a me. Erano in una situazione molto difficile e bisogna aiutare Romano. Per cui alla fine della fiera loro hanno vissuto e hanno avuto da che vivere per 12 anni e io in 12 anni ho consumato tutto quello che avevo e sono diventato povero perché il fallimento chiesto al tribunale ha tolto tutto, non solo a me, ma a tutti quelli che, avendo avuto amore per me, sono stati costretti dal loro amore ad aiutarmi. Io tutt'oggi ho una grande quantità di persone a cui sento di dovere questa riconoscenza e a cui devo mortificare il mio orgoglio, perché tutt'oggi io ho un debito con queste persone. Io, anche se fallito, sono ancora qui, presente. L'impegno che avevo assunto con loro non era un impegno pro tempore, non era un impegno condizionato dal fatto che io poi fallissi o non fallissi. Loro avevano aiutato l'uomo e l'uomo è ancora vivo. Ma io ancora confido che Dio, prima che io me ne vada, darà modo di chiudere tutti i conti. E io so che manca poco tempo oramai alla conclusione della mia vita. Il 21 dicembre del 2012 io compio la mia vita, perché i 27.360 giorni che avrò sono proprio nel 27.000, il 3 al cubo per 10 al cubo, ossia la pienezza del percorso trinitario. E il 360 è la pienezza dell'angolo giro costruito sul 3 più 3 per 3 per 3 per 10. Di conseguenza, poiché i numeri parlano e descrivono letteralmente il compimento, la pienezza della mia vita trinitaria l'anno prossimo, io avrò ancora non più di 12 mesi per saldare questo conto verso le persone alle quali io sento ancora di dovere eterna gratitudine, ma anche denaro concreto. Alla prossima.